Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione. Si avvicina l'appuntamento elettorale che in Abruzzo riguarderà soprattutto un comune, perché si tratta di un comune capoluogo di provincia e anche capoluogo della provincia più grande d'Abruzzo, il comune di Chieti. E oggi siamo lieti di ospitare il primo faccia a faccia ufficiale di due candidati che sono stati ufficializzati e che poi ovviamente saranno forse i candidati che andranno avanti fino alla fine. Il candidato e sindaco uscente del centrodestra Umberto Di Primio. Buonasera, bentornato. Buonasera, sindaco. Grazie, direttore, buonasera. E poi il candidato del centrosinistra uscente dalle liste del Partito Democratico, Luigi Febbo. Buonasera. Buonasera e benvenuto a Acropolis. Dunque è la prima volta che da candidati ufficiali vi incontrate in uno studio televisivo. Sindaco, parte la campagna elettorale? Sì, è partita nell'89 quando ho iniziato a fare un po' di politica e non è mai finita e credo che non finirà fino a quando ci sarà la passione forte per la politica, ma soprattutto la passione in questo caso forte per la città e per l'amministrare. È una campagna elettorale comunque lunga perché si dovrà votare credo intorno alla metà di maggio, sarà una campagna spero di contenuti, io certamente la farò di contenuti e di cose fatte e di cose come dire, da contrapporre ai miei avversari. Sono certo che alla fine la città saprà scegliere guardando i risultati della mia amministrazione. Guardando quello che la mia amministrazione ha fatto in questi 5 anni e soprattutto il modo nel quale noi abbiamo gestito la città, per come l'abbiamo trovata, ma soprattutto io credo per come la lasceremo. Non siamo sottoposti a nessun vincolo della par condicio, quindi potete interrompervi, questo mi ero dimenticato di dirlo, ovviamente nei limiti, d'altra parte siamo alla presenza di persone educate e civili, quindi è una raccomandazione inutile la mia. Febbo, nel ciclismo si direbbe è una volata lunga questa che porta alle elezioni, come ha detto il sindaco Di Primio, di metà maggio. La data ancora non c'è, ma bene o male quello è il periodo. Sì, sì, sicuramente quello è il periodo ed è una volata bella perché ci permette, avendo più tempo, di entrare in ogni casa, di entrare in ogni quartiere e mettere giù le proposte vere che daranno finalmente la svolta a questa città, la nostra città, a cui voglio veramente tanto bene e che credo dopo 25 anni, 23 anni di un'amministrazione che possiamo dire quasi monocolore, tranne una parentesi di 5 anni, è stata governata dall'attuale candidato sindaco della città di Chieti, Umberto Di Primio, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Quello che diceva poc'anzi il mio avversario è vero, i cittadini sanno bene quello che ha fatto Di Primio e quindi sotto questo profilo mi aspetto e sono convinto e sicuro di un grande risultato elettorale, ma che non è solo numerico, è di contenuti, perché di contenuti e che i contenuti che la nostra città ha bisogno e che fino ad oggi non c'è stato. Contenuti, poi verremo anche di cominciare a sviscerarli, anche se come detto da qui a metà maggio c'è parecchio tempo. Di Primio, teme la longa manus di D'Alfonso, su che si posi anche su Chieti? No, guardi, sono certo che D'Alfonso cercherà di conquistare anche Chieti, tant'è che ho definito il mio avversario un cavallo di Troia all'interno del quale si cela la logica e la strategia politica del centrosinistra di appropriarsi della città di Chieti e di utilizzare persone che poi non saranno in grado di difenderla da scelte come quelle che lui va proponendo, tipo togliere l'ospedale a Chieti per farne uno a San Giovanni Teatino, oppure altre scelte che in questi mesi stanno penalizzando la città di Chieti, ma direi anche la provincia di Chieti. Io questo non lo temo, perché alla fine i cittadini, per fortuna dico io, giudicheranno le persone e giudicheranno quello che è stato fatto. È vero, io da 20 anni ho l'onore di essere eletto in Consiglio Comunale e nel Consiglio Comunale di Chieti ho svolto, e nel Comune di Chieti ho svolto diversi ruoli, dal vice sindaco giovanissimo con Cucullo fino ad essere consigliere comunale e poi anche consigliere di opposizione della giunta di centrosinistra di 5 anni fa. Quello che noi abbiamo lasciato si vede, è vero, ma credo che si veda e purtroppo si senta anche quello che ha lasciato chi oggi vorrebbe guidare al mio posto la città. Si vedono i 22 milioni di euro che sono stati accumulati dalla passata amministrazione di centrosinistra, si vedono
i quasi 10 milioni di euro di debiti che proprio Febo fece traccheggiando con l'ACA per discutere sulle tariffe e poi non ottenne nulla se non 1,5 milioni di interessi moratori e di spese legali che oggi noi siamo costretti a pagare. Insomma, mi sembra che quello che loro hanno fatto si veda la non realizzazione di un parcheggio in via Gran Sasso, nonostante abbiano regalato per 27 anni ad una società che adesso sta fallendo e che non paga il comune la gestione dei parcheggi a raso. Si vede il tunnel che loro hanno fatto, che non è stato realizzato, che non si è potuto realizzare, per vero non soltanto per colpa loro, perché la società è fallita nel frattempo, ma per la quale opera non vi erano fondi a sufficienza che noi abbiamo dovuto rifinanziare. Si vede ancora quello che hanno fatto, ahimè, si chiama Villaggio del Mediterraneo, una colata di cemento alla quale penso il candidato del centro-sinistra già stia iniziando a ripensare nella sua logica di visione della città, considerato che la sua prima uscita pubblica da candidato del centro-sinistra l'ha fatta con una categoria che è quella dei costruttori delle cooperative che hanno già in mente grandi opere, vuol dire altri palazzi nella nostra città. Questo è quello che si vede del mio avversario, quello che si vede del centrodestra credo lo vediamo dopo, allora. Va bene, lo scopriremo volentieri. Dopo, perché adesso diamo la possibilità a Febo di replicare. Beh, se siete riusciti a fare tutti questi danni in 5 anni siete dei fenomeni, eh? Ma guarda, sono certificati, sono certificati. Mi viene il sorriso semplicemente pensando che 3.500 cittadini di Chieti mi hanno dato l'orgoglio di continuare a rappresentare questa collettività, questa città, nelle primarie aperte del 14 dicembre. Mentre voglio ricordare il candidato sindaco che è stato costretto da Chiavaroli e da Pagano in una stanza di Pescara per convincere gli alleati Forza Italia e UDC a stare obbligatoriamente con lui. Quindi se viene da Pescara qualcosa, sicuramente la sua candidatura, che a Chieti nessuno voleva. E questa è la realtà, sta sotto gli occhi di tutti. Poi le alleanze le scopriremo sta dopo. Sta sotto gli occhi di tutti. Però risponda a sì, quello abbiamo che... lasciato tanto, ha pienamente ragione. Infatti non sappiamo cosa ha fatto lui in questi 5 anni. Abbiamo lasciato un'opera strategica che ha tutte le città più importanti, sia italiane che per rivalorizzare il centro storico, quello del tunnel, che lui ha dichiarato quando si è insediato, tant'è che è coerente, si è insediato, ha detto assolutamente no tunnel, e così è rimasto. Non è vero che mancavano i soldi adesso mancano, 122.000 euro, perché anche queste cose forse gli sfuggono, perché le ha lasciate all'incuria, perché sono rubati il rame, perché gli ascensori hanno bisogno di revisione. È vero, ha promesso che non avrebbe ristrutturato piazza San Giustino, ed è così, è una piazza, l'unica piazza, la vera piazza della città, lasciata al un parcheggio anche disorganizzato e non controllato. È vero, abbiamo realizzato un'opera che è il villaggio con il collegamento con l'università, abbiamo realizzato tante cose che lui non ha fatto. Oggi la realtà è questa, che chi si insedierà, che lui dice con realismo le cose bisogna dirle, si troverà buchi nell'amministrazione. Ci sono oltre 6 milioni di euro di acqua non pagata degli ultimi anni di spesa corrente, c'è un avanzo, chiedo scusa, c'è sicuramente una dissipazione di cassa che siamo oltre 14 milioni, ci sono 6 milioni di piso incassati e non spesi, ma spesi per le spese correnti, ci sono 2 milioni e mezzo regalati alla Deco e che i cittadini hanno pagato con la bolletta, e ci sono altri soldi che in questo periodo sta regalando anche alla gestione dei rifiuti. I rifiuti che doveva essere un vanto, invece adesso se vediamo la città è piena di cassonetti, sporchissima. Il porta a porta di fatti non esiste, perché l'amministrazione non è capace di controllare e farla andare in funzione. Questo è sotto gli occhi di tutti, è la verità. Quindi lei non si sente un cavallo di Troia? Come no, io non sono un cavallo di Troia di nessuno, perché sono stati i cittadini a darmi la legittimazione della candidatura, e faremo, perché abbiamo le idee ben chiare di come amministrare la cosa pubblica, come amministrarla bene, senza nessun tipo di problema, e dando le risposte ai cittadini. Di prima. Sì, io soltanto per un momento tratterò gli stessi temi che ha toccato lui. Intanto dimostra ancora una volta come capiamo perché abbiamo 8 milioni e mezzo, abbiamo trovato di debiti con l'ACA, perché questa è la persona che li ha realizzati, perché non distingue la spesa di investimenti tra la spesa corrente, ed è grave per uno che ha fatto l'assessore ai lavori pubblici, no? Non riesce a capire che le spese dei PISU, per esempio, di cui lui parla, che sono un vanto della nostra amministrazione, perché
Grazie ai fondi europei abbiamo portato 10 milioni di euro in città e quei soldi sono serviti per fare le opere. Tant'è, purtroppo non lo sa lui, ma mi rendo conto, altrimenti non avrebbe fatto gli sfracelli che ha fatto da assessore ai lavori pubblici. I fondi europei, una volta che vengono assegnati, devono essere rendicontati entro l'annualità. Quindi non è possibile spenderli per altro se non per le opere per le quali sono stati richiesti. Questo lui non lo sa, i cittadini di Chieti lo sanno, ma lo vedono soprattutto e lo vedono con le opere che sono state realizzate, di riqualificazione piuttosto che di arredo urbano. In questi giorni consegneremo il centro storico completo nel suo arredo urbano con fondi europei. La storiella del rame e del tunnel, hanno sbagliato a fare i conti, mancavano i soldi, non avevano previsto nemmeno, lui è anche architetto mi sembra, no? Non avevano neppure previsto che ci fosse la cavea per mettere i motori per un eventuale tapirulà, cioè stiamo veramente parlando di cose che non stanno né in cielo né in terra. Che cosa invece io prima mi sono fermato e ho detto abbiamo lasciato? Beh, il centrodestra che amministrava prima ha lasciato 8 milioni di euro all'amministrazione di cui faceva parte Febo, e Febo mi ha consegnato 22 milioni di euro di debiti. 8 milioni erano quelli invece di attivo. Le opere nostre, beh, le nostre opere sono innanzitutto quelle che abbiamo fatto nelle scuole, sono 43 milioni di opere. 43 milioni di opere, che se le ampliamo anche ad un project financing che è stato fatto per la realizzazione di un nuovo cimitero, arrivano a 63 milioni di euro, non di opere da appaltare, di opere appaltate in soli 5 anni. Peraltro io ho detto nel mio programma che, come dire, il progetto di governo non poteva durare 5 anni, perché le opere erano ambiziose. Alcune di quelle opere non le potremo realizzare, l'ho detto già 2 anni fa, perché la contingenza economica, i tagli agli enti locali. Ricordo solo questo: quando amministrava il centro-sinistra in città arrivavano oltre 16 milioni di euro di trasferimenti erariali. Il primo anno che io ho assunto l'incarico di sindaco, nel 2010, mi sono arrivati a luglio quasi 15 milioni di euro di trasferimento erariale. A luglio dello scorso anno mi sono arrivati 500.000 euro. Cioè il comune di Chieti, come tutti i comuni italiani, come tutti i comuni, ha avuto un taglio del 96% di trasferimenti erariali. Ciò nonostante noi abbiamo ancora il costo delle mense che è tra i più bassi d'Italia, ciò nonostante non abbiamo mai tolto il cibo ai bambini anche che non potevano pagare la retta per la mensa, ciò nonostante abbiamo... Salvo fare i decreti ingiuntivi a delle famiglie per l'anno 2011 e 2012. Decreti ingiuntivi di che cosa? Del mense non pagate, basta chiedere la teate servizi. Non credo che, guardi, sì, vedo basta, che non conosci nemmeno la terminologia. Chiedete la teate servizi. I decreti ingiuntivi sono un'altra, capisco che tu non ti sì, intendi sì, di legge. Le chiacchiere, più, sei molto più preparato, no, questo è indubbio. Le chiacchiere, vabbè, sono 22 anni, sì. Quindi allora, purtroppo le chiacchiere si mangiano a Carnevale e le posso anche regalare a te. Tu non solo hai fatto, no, le chiacchiere. L'hai regalata alla città, l'hai regalata alla città le chiacchiere. Numeri. Tu purtroppo dai i numeri. Io no, do i tu numeri dai delle realizzazioni. Stai dando i numeri. Stai dando scusami, i numeri. Scusami, Febo. Stai dando i numeri. Non è vero. Scusami, il ragioniere ha certificato scusami, che... Febo. Aspettate però, parliamo una alla volta, se no non ci capiamo. Io non l'ho interrotto. No, aspetti. Allora no, voglio solo dire questo. Non c'è nessun decreto ingiuntivo. Lui non sa la differenza fra un'ingiunzione di pagamento che viene fatto da chi non versa i tributi e un decreto ingiuntivo. Quindi avete fatto un'ingiunzione di pagamento a queste famiglie, no, che non potevano pagare i bambini da mangiare? No, abbiamo fatto un'ingiunzione di pagamento. No, vabbè, allora gliele farò avere in ufficio, in comune. Abbiamo fatto un'ingiunzione di pagamento a coloro che devono versare i soldi al comune, perché non hanno pagato la mensa ai bambini, quello scusami, che hai detto tu. Capisci almeno l'italiano, capisco che non capisci la legge, ma no, almeno l'italiano sforzati di capirlo. Non lo parli, ma almeno capisci. Però di premio, allora, sì, non lei, evitiamo apprezzamenti di questo. Però se sto parlando italiano e lui non mi capisce, è un problema. Allora, l'ingiunzione di pagamento si deve fare a tutti coloro che non pagano le tasse o no, che non pagano i tributi. Hai detto poc'anzi. Mi fai finire di parlare? Cerco di spiegarti, così capisci anche tu. Okay. Allora, se noi facciamo un'ingiunzione di pagamento a chi non ha pagato un tributo, è giusto. Io ho detto un'altra cosa. Ho detto che non abbiamo sospeso il servizio nemmeno a chi non ha pagato, ma che si debbano recuperare. Adesso con l'italiano ti stai mettendo a posto, no, e non riesco a capire. Capisci, questo è il problema. L'ho detto già, purtroppo non mi segui. Segui il labiale almeno. Allora, se noi abbiamo, io ho detto e lo ripeto, non abbiamo sospeso l'erogazione del servizio, cioè i bambini hanno continuato a mangiare anche se non avevano pagato. Il comune deve recuperare per
questioni legate al servizio mense, oltre 300.000 euro. Cosa e questo fare? Le sembra una cosa da elogiare? No, hai no. fatto semplicemente il dovere di sindaco, scusa, è una cosa da elogiare. No, non riesco a parlare, perché se lui non capisce quello che dico è un problema. Allora, noi dobbiamo recuperare... Comunque, prendo atto che hai fatto questa grande cosa. Noi dobbiamo recuperare 300.000 euro di mense non pagate. Ciò nonostante il Comune ha continuato ad erogare il servizio, capisci? Perfetto. Abbiamo fatto mangiare i bambini. E questo è un Allo bando, stesso eh. tempo... Certo no, che è un tuo dovere, sei il sindaco della città, no, il tuo non è dovere. Un dovere. Perché purtroppo tu non comprendi il fatto, ho capito perché abbiamo 22 milioni di euro di debiti. Ma ce ne abbiamo 40 adesso che entreremo noi, no che entreremo noi, dobbiamo dichiarare il predissesto, lo stai dicendo ai tuoi soci. Ma io so che il vostro obiettivo perché è quello, così perché è. Siete degli incapaci come avete fatto a Pescara. No, perché avete governato in maniera... Abbiamo pagato i debiti che ci avete lasciato. Per favore, concludo perché non è impossibile parlare in questo modo. Allora, io dicevo, le opere che abbiamo fatto... Lei dica quello che è... No, allora dicevo... punto di vista, poi sulle mense. Io ho detto, non abbiamo sospeso il servizio, che è una cosa fondamentale per le famiglie, perché ci rendiamo conto che qualcuno sarà stato distratto, qualcuno ci voleva fare il furbo, ma molte famiglie non hanno la possibilità. Chiedo scusa, sindaco, mettiamoci pure qualcuno che magari non poteva pagare. No, sto dicendo, molte non hanno la possibilità di pagare, e allora invece di fare come hanno fatto altri miei colleghi in giro per l'Italia, cioè chiudere il rubinetto delle mense, noi abbiamo detto facciamo mangiare i bambini, anticipiamo noi come comuni soldi, chiaramente recuperiamo nei confronti di coloro che devono pagare il servizio mensa i soldi che non hanno pagato. Se non recuperasse Teatri Servizi, nemmeno il comune, i soldi, si configurerebbe un danno erariale nei confronti dell'ente. Quindi a pagare quei 300.000 euro non sarebbero soltanto coloro che non l'hanno pagato, ma sarebbe l'intera collettività. Questo è quello che La cosa più importante, comunque, Febo, di primio, la cosa più importante è che alla fine non hanno pagato i bambini che hanno continuato a usufruire e sarebbe stata la non cosa più miserevole permesso. Penso non l'avremmo mai permesso di questo. Che poi, cosa non la secondo giro di giri ne faremo più di due che cosa non la convince di quello che ha detto di primio Febo? No, io credo che quelle sono cose che un sindaco deve fare ed è nelle regole della civiltà in cui noi viviamo. Certo, io capisco alcuni sindaci che può essere forse un suo alleato, la Lega in Nord ha fatto queste cose che lui dice e lui non l'ha fatto. Io mi auguro che almeno lui riesca a mettere questi paletti se la Lega decide di appoggiarlo. Su questo sono pienamente d'accordo con lui, ma è il dovere, è l'ordinaria amministrazione. Ma di che cosa parliamo? La Teatri Servizi, la Chieti Solidale delle società, del partecipato del comune, così come la sono rimaste, non è riuscito a concretizzare e a chiudere e a dare una risposta vera e concreta ai dipendenti, nonostante era tutto già avviato, finché siamo arrivati questi ultimi giorni ad approvare il piano industriale, ma nonostante approvato il piano industriale non si fa l'affidamento, è un piano industriale farlocco. Quello che dice il sindaco in carica ha ragione, lui è un chiacchierone, uno che sa parlare tanto e questo non è da un merito, fa l'avvocato, almeno quello forse lo riesce a fare, ma la gente ormai è stufa delle chiacchiere. Questa è la realtà. Oltre a parlare bene e a poter esporre anche i contenuti, cioè delle proposte, poi ci vogliono i contenuti e la realtà sul territorio. Oggi questo non è stato ed è sotto gli occhi di tutti. La città è piena di buca, completamente distrutta, senza una manutenzione. Mi ricordo benissimo anche una delle sue dei suoi cavalli di battaglia era il raddoppio del tribunale, nuovi parcheggi, ma non si è visto assolutamente nulla. Chiacchiere, vendere bene un prodotto, questo è vero, lo sai fare. Boh, adesso guardate, mi drammatizzo con una battuta, no? A proposito di chiacchieroni, ieri in questa trasmissione Gianni Chiodi ha fatto una classifica dei chiacchieroni che ci sono in giro. Al primo posto ha messo Renzi, al secondo D'Alfonso e Berlusconi è arrivato terzo. Di primio dove lo mettiamo? Quarto? Dopo... Secondo, dopo addirittura, Renzi. Visto sindaco, va meglio di D'Alfonso. Una cosa volevo dire però, sulla, anche per portare sul tema politico, così sdrammatizziamo un po'. Il fatto che la riunione sulla mia candidatura sia fatta a Pescara, insomma, è cosa di poco conto, nel senso è fatto nella sede regionale. Forse, da qualche parte bisogna farlo. Mancavano i parcheggi a Chieti per parcheggiare ci sta tutta, perché se loro non avessero fatto un project farlocco regalando per 27 sei anni, sei in grado di farglielo applicare, riuscito a farglielo fare. L'avete dato a una società che stava fallendo, ha vinto una gara, amici degli amici, basta. Era una gara, non si è riuscito a portarla a termine. Allora che cosa succede? Succede che quella riunione, ecco, allora parliamo di adesso.
adesso affrontiamo il discorso, già che ci siamo. Poi vedremo da dove ripartirete, dove partirete. Parliamo delle alleanze. Ecco, la sua candidatura è stata ufficializzata sabato scorso. Qualche giorno prima, credo giovedì, adesso non ricordare male, è stata fatta una riunione nella sede regionale di uno dei partiti che mi appoggiano, che è Forza Italia, e quindi non stando la sede regionale a Chieti, si è fatta a Pescara. È andata a giocare fuori casa, insomma. No, ecco, questa è la differenza, vede, mentre... No, nel senso, da NCD è andato da Forza Italia. Ma sì, ma non, come dire, non ci fa paura il campo di sfida, sappiamo quali sono i nostri mezzi. E, però credo che sia significativa una cosa, in quella riunione dove si decideva della mia candidatura, dove c'erano i partiti che mi appoggeranno in questa nuova avventura della campagna elettorale. Ecco, quali sono? Ricordiamo. In questo momento sono UDC, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, UDC, NCD e Forza Italia. Abbiamo un dialogo aperto anche con la Lega, questa è cosa nota già da qualche tempo, e abbiamo anche al momento due liste civiche che si stanno organizzando per sostenere la mia campagna. Quindi anche lei vorrebbe stare con Salvini? Io sto con Salvini. No, io dico che se la Lega vuole stare con noi, è successo già in passato, e ben accetta. Io molte cose che dice Salvini non solo le trovo molto sensate, ma anche molto utili. Su alcune cose invece mi trovo assolutamente lontano, ma questa è una questione politica. A proposito, con chi tratta? Con Castiglione? Io ho parlato con Castiglione, ma io in questi mesi ho parlato con Calderoli e col senatore Volpi, che sono i due referenti della Lega per l'organizzazione sul territorio. No, dicevo invece questo, che mentre in quella riunione si discuteva della mia candidatura, dell'appoggiarmi o non appoggiarmi, io facevo una cosa diversa. Ero in comune con i lavoratori della ex Burgo, con uno dei coordinatori di quel progetto e con coloro che dovranno investire su quel progetto, perché mi interessava in quel momento più stare vicino a quella gente e fare qualcosa di concreto che non difendere la mia candidatura. Io in tutti questi mesi, nonostante le cose che sono capitate, che sono state anche utili, le dirò, per il centrodestra, ho mostrato, credo la stampa ne abbia dato ampia prova, assoluta tranquillità. Io so quello che ho fatto, so quello che abbiamo insieme alla coalizione fatto per la città, e quindi ho sempre pensato che alla fine la logica e il buonsenso avrebbe portato tutti a riconfermare la mia candidatura. Ma quella volta, e in quel momento particolare, io ho ritenuto più utile stare con quegli ex lavoratori, con coloro che devono investire e con chi ha il progetto in mano, piuttosto che stare a difendere la mia candidatura. Quindi non è vero che è andato a Pescara? No, io non ci sono andato sicuro, ma avanti, non è un problema andare a Pescara. Febo, lei invece la sua candidatura deriva dalle primarie fatte, dalla scelta poi operata dal Partito Democratico. La sua coalizione al momento chi comprende? Ad oggi siamo sicuri di contare su 7 liste, che è il Partito Democratico, Italia dei Valori, Centro Democratico, più 3-4 liste civiche. 4 liste civiche, la lista mia, che già è presente in Consiglio Comunale, che è Chieti per Chieti, Chieti Domani, poi c'è il Chieti Facile, che è una derivazione di una lista regionale che già ha avuto ottimi risultati in regione, un'altra lista civica. Era l'Abruzzo Facile, adesso si chiama, viene appunto identificata, scende sulla città e si chiama Chieti Facile. Posso fare una battuta anche con lei? Sì. Come no? Non metta anche Chieti Veloce, perché se poi prende le multe... No, io le multe, queste, insomma, le multe sono abituato, perché purtroppo la sede del comune non è ancora dotata di parcheggi idonei per la città, mi capita anche a me di prendere le multe e le pago. Secondo di prima la colpa è vostra, eh? Sì, è tutta colpa nostra, è tutta che è così. Però se uno va a parcheggiare a Piazza Garibaldi, fa 380 metri a piedi, per riportare su questo sono pienamente d'accordo, la città è accessibile. Perché poi c'è un malcostume, questo riguarda le città che hanno un centro storico abbastanza piccolo. Quando mi trovo d'accordo con l'avversario, mi ci trovo, perché credo effettivamente che è vero. Oggi tu vai a Pescara, parcheggi nell'area di Risulta, poi arrivi a Piazza Salotto ed è il doppio. Il passaggio dall'area di Risulta alla stazione a volte è più lungo che da Piazza Garibaldi a fare tutto il corso.
corso, fare tutto il corso. Cioè, e quindi è una questione di mentalità e di come cercare ai nostri concittadini anche di un senso civico di fare una città più bella, perché è assolutamente necessaria ed è possibile. Però anche per puntualizzare alcune cose che si porta come vanto questa amministrazione di... Ma però finiamo il discorso sulle liste, poi ci fermiamo per la pubblicità. Sì, sì. E poi riprenderemo. Abbiamo sette liste pronte a correre per la mia candidatura, e c'è se ne aggiungerà qualcun altro. C'è un dialogo ancora aperto con SEL, e quindi se anche SEL alla fine decide di appoggiare la nostra coalizione, ci sono otto liste pronte, sono credo quelle all'ossatura. Anche insieme all'altra Chieti o no? Non ancora decide con chi andare, oggi che si metteva in discussione l'altra Chieti, un'altra realtà che si sta presentando sulla nostra città, non si sa se poi si concluderà o meno. Si concluderà o meno. Comunque SEL è in discussione con loro, il loro appoggio all'interno della coalizione. Però guardate quanto è bella la politica: il partito di Di Primio, il nuovo centrodestra, è al governo insieme al partito di Febo, che è il Partito Democratico, con ministri importanti, e il Partito Democratico ha il Presidente del Consiglio dei Ministri. Poi però alle comunali, alle amministrative, Febo è alleato con SEL, che è all'opposizione, e Di Primio è alleato con Forza Italia e la Lega, che sono fortemente all'opposizione. Questo è il bello della politica. Di una regia. Seconda parte di trasmissione. Di Primio, sì. Abbiamo detto e avete discusso su quello che è stato fatto nei 20 anni precedenti. Adesso proviamo a gettare lo sguardo oltre, cioè a guardare al futuro. In caso di elezione, da dove ripartirà lei o da dove ripartirebbe? Guardi, io ripartirò, mettiamo a posto i verbi. Ho usato tutti e due i tempi. No, ha ragione, sono io che scaramanticamente... È la stessa cosa farò con scaramanticamente Febo. Non posso da che... Febo, da dove partirà, dirò. Scaramanticamente, e anche, voglio dire, un po' per convincimento, per quello che sento e vedo in città, uso il termine e il verbo ripartirò. Da dove ripartirò? Ripartirò innanzitutto dalla necessità di completare i progetti che abbiamo avviato. E poi ne declinerò un paio molto velocemente, ma ripartirò soprattutto da quello che in qualche modo Febo dicevo ed è vero. Il comune soffre una gravissima crisi economica che noi abbiamo certificato essere ascrivibile in buona parte al debito che abbiamo trovato. Guardate, 22 milioni di euro di debito più quelli che vanno uscendo, non tutti ad onore del vero, non tutti ascrivere alla loro responsabilità. Sono intervenute delle sentenze nel corso della mia consigliatura che risalgono a 20 anni fa, a 30 anni fa alcune, quindi è chiaro che non tutto il debito, io contesto loro il debito dell'acqua e altri debiti, anche quello che la dico che lui contesta a me viene dal passato più che dalla mia amministrazione. Però al di là di questo, che è sicuramente un problema, cioè quello del debito che abbiamo, c'è un problema di tenuta dei conti dei comuni. E allora mi preoccupa tantissimo quando sento una persona che si vuole candidare a fare il sindaco e dice la prima cosa che facciamo dichiariamo il predissesto. Il predissesto vuol dire non fare più investimenti. Il predissesto vuol dire non poter fare più mutui, il predissesto vuol dire non poter assumere, il predissesto vuol dire ingessare il comune e aumentare le tasse al massimo. Tagliare il sociale. Questo è quello che io in questi 5 anni non ho voluto fare. Guardi, anche a me, molte persone, anche esperti di amministrazione, nei primi 2 anni di amministrazione mi hanno detto guarda, dichiara il predissesto, allora c'era una norma diversa che era quella dell'accompagnamento verso il dissesto. Io non l'ho mai voluto fare perché sapevo che così facendo avrei fatto pagare gli errori della politica locale, del governo, ai cittadini. Allora, spesso abbiamo messo il cuore ben oltre l'ostacolo, pur di non far pagare il costo di queste cose ai cittadini. E io questo è quello che continuerò a fare da sindaco, cioè a non scaricare sui cittadini i costi che vengono da scelte scellerate del governo centrale e da situazioni locali che si sono accumulate nel tempo. Poi c'è un tema che mi sta particolarmente a cuore, che è quello di cui le avevo detto che continuerò a declinare. Noi abbiamo trovato, per responsabilità non soltanto di Febo, ma di tutta la politica che si è succeduta negli anni, compresa quella di cui facevo parte io, abbiamo trovato una situazione nelle scuole della città che per davvero era raccapricciante.
mancanza di certificati di prevenzione di incendio, adeguamento sismico, adeguamento delle palestre, insomma tutta una serie di iniziative che sono valse in termini di investimento 8 milioni di euro, per lo più peraltro fatti con finanziamenti europei. Bene, di questi 8 milioni io credo che si debba continuare a lavorare, su questi 8 milioni si debba continuare a lavorare, perché dobbiamo mettere in sicurezza totale tutte le nostre scuole e fra qualche mese noi potremo consegnare alla città immediatamente due nuovi asili, quello del Tricalle e quello di Piazza Carafa, ma anche un nuovo asilo che abbiamo fatto realizzare, che ho fatto realizzare in una convenzione urbanistica nella zona di Madonna del Freddo. Lei poi invece... l'altra cosa di cui, mi perdoni, poi me la fa dire dopo, ma le due cose, dicevo, questa è quella della messa in sicurezza innanzitutto del luogo dove vanno i nostri figli, l'altra è quella del sociale. E il sociale aspetti, perché ne parleremo dopo, quindi anche lei prego di tralasciare il sociale. Lei invece da dove partirà o da dove partirebbe in caso di elezione? Allora, innanzitutto ristabiliamo la verità, perché ormai si parla di questi 22 milioni di euro di debiti che assolutamente sono falsi, perché non è vero. L'ACA non è stata pagata, ma i soldi stavano dentro le casse. Poi cosa loro ci hanno fatto con quei soldi? Non lo so. Quindi ripartiamo da questo punto, che è la verità. Diremo anche su questo adesso. 22 milioni assolutamente non è vero. Quindi lei dice che quei 6 milioni che il comune di Chieti deve all'ACA, no, 8 milioni e mezzo, c'erano i soldi incassati dai cittadini, ma non versati all'ACA. Poi loro hanno speso quei soldi, peraltro, sicuramente non sono 22 milioni i debiti, tant'è che alcuni debiti, come giustamente dice Di Primio, vengono dalle gestioni passate, come affitti con la provincia e quant'altro. E giustamente l'ha detto anche Di Primio. E quindi io non ho detto che dichiaro il predissesso, perché è una cosa che lui mi vuol far dire, ma non è la verità. Ho detto che i conti che ci sono conti in rosso negativi, tant'è che lo stesso collegio di revisione dei conti ha certificati, addirittura non dando parere positivo al rendiconto. Quindi esiste un problema che sicuramente oggi esiste e che 4 anni fa non esisteva, e su quello ci vuole una massima attenzione rispetto alla gestione futura. Quindi assolutamente non predissesto, anche perché le tasse a Chieti oggi sono al massimo, quindi non è un problema di tasse, è stato portato tutto al massimo. Dine una, scusa, che sta tutto al massimo. Al massimo. No, dine una se le sai, una che il sta 10,6 massimo. Per mille per le seconde case, per i terreni edificabili e quant'altro. Grazie al mio emendamento si è portato a 7,6. Basta vedere in consiglio comunale, perché grazie a solo alcuni dei comparti sono stati portati al 7,6 grazie al mio emendamento e non a quello che voleva fare questa amministrazione. Sicuramente noi ripartiremo dai conti. Un'altra tassa al massimo, perdonami. Dai, ripartiremo dai conti che dobbiamo assolutamente rimettere in ordine e continueremo con quel discorso degli investimenti che riguardano la qualità della vita, la sicurezza dei cittadini e la sicurezza all'interno delle scuole, perché quello che dice Di Primio è vero a metà, perché quel percorso è stato avviato dalla passata amministrazione quando io ero all'assessore ai lavori pubblici, mettendoci molte risorse, tanti di quegli 8 milioni sono ascrivibili a finanziamenti precedenti al 2010 e sono tutti certificabili dai piani triennali delle opere pubbliche. Di quegli 8 milioni sono 2 milioni, sono quelli dell'ultimo quinquennio, cioè finanziati ma non realizzati, alcuni tant'è che sono ancora in fase di realizzazione. Quindi ecco, l'attenzione rispetto alla città, la manutenzione che oggi non esiste è una cosa veramente importante che noi dobbiamo insieme, tutti quanti insieme, cercare di dare una soluzione, ma non forse una soluzione diciamo immediata, ma comunque creare le condizioni perché quel mondo, quel tessuto delle nostre aziende, le piccole aziende, dei commercianti, riescono poi a tradursi in posti di lavoro. Il vero dramma che c'è oggi in città ed è sentito da tutti, ma credo non solo sulla nostra città, ma è congiunturale rispetto a tutto il sistema, è il lavoro. E su quello bisogna concentrarsi, ma vado oltre. Maggioranza e opposizioni su quel tema fondamentale del lavoro devono andare a braccetto e lavorare in unica direzione per dare delle risposte vere e concrete ai nostri cittadini. Ecco, siccome sono curioso su certi aspetti, vorrei sapere questi 8 milioni e mezzo di euro che Febo dice di aver lasciato in cassa per pagare l'ACA, dove sono finiti? Guarda, glielo dico subito, questo per farle capire come il mio avversario, con tutto il rispetto, evidentemente non si rendeva conto nemmeno di quello che stava facendo.
L'amministrazione della quale lui faceva parte non ha emesso le bollette dell'acqua per gli anni 2006, 2000, allora, non sono state pagate le fatture ACA per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, sino a farsi fare un decreto ingiuntivo da parte di ACA per 10 milioni e mezzo, di cui 1,5 milioni per spese legali ed interessi legali. Questo è il dato. I soldi in cassa non hanno fatto i ruoli dell'acqua per 3 anni. Quindi loro hanno amministrato 5 anni e per 3 anni non hanno emesso il ruolo dell'acqua, al punto che noi eletti nel 2010 siamo stati costretti a recuperare anche le somme che loro non avevano richiesto. Quindi i 6 milioni di euro forse avevano immaginato di averli, ma non li hanno mai richiesti a chi aveva usufruito. Quindi li hai incassati tu dopo? Li abbiamo incassati dopo e abbiamo pagato. Quindi li hai incassati i soldi, non è che li hai incassati. Forse ti manca un concetto, ti rispiego il concetto del corrente. Sì, sì, poi mi puoi spiegare. Allora, se tu accumuli 10 anni, no, non sono chiacchiere, purtroppo sono danni che hai fatto alla città. Ma non è così. Tant'è che ho dovuto scrivere alla Corte dei Conti, perché 2 milioni di euro i cittadini Chieti non meritano. Ha scritto a debito per la gestione non corretta. Sì, 2 milioni di euro i cittadini Chieti non meritano. Scusami. Hai ragione, il MEF mi ha scritto dicendomi che negli anni 2006, 2007 e 2008 non avevamo fatto 2011, la bollettazione. 2012 e 2013, non fatto, forse non si sfugge anche la numerazione. Forse non l'hai letto bene. Ti sfugge anche la numerazione. Se leggi bene, il MEF ha scritto per quel periodo e ha scritto per ha quelle scritto cose. Per la gestione dell'amministrazione comunale sotto quel profilo. Guarda, porta le carte, la prossima volta così perfetto, le vediamo. Così allora, vediamo tutto, non hanno fatto la bollettazione, quindi noi non solo abbiamo dovuto pagare, e stiamo facendo la transazione per pagare i 10 milioni e mezzo di debiti cumulati dall'amministrazione di centrosinistra, ma nel frattempo abbiamo dovuto pagare ogni anno e dobbiamo pagare ogni anno l'ACA. Beh, e siamo no, in difficoltà e siamo in difficoltà a pagare, perché ai cittadini non possiamo chiedere di pagare tutto quanto caricandoli. Dico una cosa in più: quello che noi paghiamo, i cittadini Chieti oggi pagano per l'acqua, cioè la bollettazione acqua potabile 0,57, è meno di quanto noi paghiamo per l'acquisto dell'acqua. Quindi è un servizio che peraltro va sempre in disavanzo, perché non riusciamo a pagare con quello che incassiamo il costo di acquisto dell'acqua. Questi sono i due concetti fondamentali che andranno messi a posto insieme anche all'opposizione del 2015-2020. Mi spaventa che non conosci il prezzo dell'acqua di acquisto, è 0,21. No, no, mi spaventa che il mio avversario non conosce il prezzo dell'acquisto dell'acqua. Forse l'acqua, non sai, come cioè di 0,57 è la fatturazione che è quella che noi e paghiamo. Tu hai detto che noi paghiamo di più. Certo, perché i servizi alla fine, se no, cumuli i servizi, forse. No, no, tu hai detto l'acquisto dell'acqua. Noi paghiamo 0,21. Le fatture per il servizio di integrato. No, e noi sono paghiamo alte, le fatture all'acqua solo sono per più l'acqua. Alte di quello che noi paghiamo. Ma non allora, esiste proprio. Va bene. Non c'è problema. Quando sarai in grado di spiegarci perché hai fatto 10 milioni e mezzo di debito? È veramente disarmante. Quando il mio sarai in grado, non conosce quando sarai l'acqua. In grado vabbè, di dire ai cittadini di Chieti perché hanno dovuto pagare 2 milioni tra spese legali ed interessi sul debito che hai cumulato, fra 10 poi milioni lo e mezzo. Lo vedremo con i documenti, lo vedremo. C'è l'esposto che abbiamo fatto alla Corte dei Conti. Però sindaco, visto che lei ha fatto un'accusa ben precisa, sì. No, deve spiegare per no, 2 perché milioni. Non hanno fatto le battaglie. Facciamoglielo spiegare. No, non solo, ma ci dica pure perché non hanno fatto i ruoli dell'acqua vediamo 2007, 2009. Vediamo se risponde. Assolutamente, perché non è vero quello che dice il sindaco. C'era un problema di fatturazione perché noi abbiamo, come la legge ci imponeva all'epoca, ceduto per un anno all'ACA la gestione. 2006, poi l'abbiamo ripreso il servizio e loro ci continuavano a mandare fatture che erano prima antecedenti. Scusa, puoi dire se sono gli anni 2006, 2007 e 2008, perché le reti le hai deciso nel 2009. Sono 2006 e 2007 perché loro ci volevano fare pagare 0,21 e poi ci ha dato ragione la sentenza, abbiamo pagato 0,19 al posto di 0,21, non era applicabile. Quindi abbiamo pagato 0,19 per 2 anni e poi abbiamo iniziato a pagare 0,21 l'acquisto dell'acqua, perché il comune di Chieti è uno dei comuni più virtuosi, che ne dicono gli altri, sotto il profilo della bollettazione dell'acqua. A Chieti, credo lo può confermare, siamo il comune dove si paga di meno il servizio ecologico integrato. È vero. Su questo abbiamo fatto battaglie per continuarla a gestire in proprio, però devi essere onesto, la tua amministrazione voleva passarla a tutti i costi alla regione, all'ERSI, e noi abbiamo fatto battaglie e lo ringrazio perché alla fine abbiamo trovato un compromesso dopo 2 consigli comunali Fiume, il sindaco ha appoggiato la nostra idea ed è rimasta ancora in gestione. Questo oggi ci permette ai cittadini di Chieti, rispetto a San Giovanni di Atina, a Bucchianico e a Francavilla a Pescara, di pagare
senza esagerare, e questo credo paghiamo che il 50% di meno. Ha spiegato, ha spiegato. Ha pure ringraziata. No, vabbè, ma non ha spiegato perché ha fatto 10 milioni e noi continueremo, e su questa sarà una mia battaglia che ho fatto prima quando governavo, quando governava Di Primio, e io mi sono opposto, alla fine sono riuscito a ottenere che il servizio rimanesse ancora in capo al Comune di Chieti, e deve rimanere in capo al Comune di Chieti perché è efficiente ed efficace. Ed è questa poi la realtà. Poi spiego anche per quale il problema proprio è questo, appena finisci. No, è questa la realtà, quindi è un servizio che va assolutamente, deve assolutamente rimanere in capo alla città di Chieti, e questo sarà un mio impegno, una mia promessa ai cittadini di Chieti. Io sono quello che l'ha fatto, quello che lui dice, cioè ha mantenuto il servizio. Lui era quello invece che l'aveva dato all'AGA. No, abbiamo mantenuto noi il servizio. Lui è quello invece che l'aveva dato, lui invece era quello che l'aveva dato all'AGA. Lui ha fatto venire un dirigente al comune a spiegarci. Lui invece era quello, lui difetta un po' sulla conoscenza delle leggi. Sì, sì. Lui invece è quello che l'aveva dato all'AGA nel 2009, facendoci trovare con 10 milioni e mezzo nel 2007, ripreso nel 2008, un po' le date. Vabbè, scusa, 2007-2008. Poi l'abbiamo ripreso nel 2008, bravo. E tu la volevi dare nel 2013, allora, e grazie a me non fai è stato fatto. Tu non, grazie a te non abbiamo fatto quasi niente in città. No, abbiamo fatto quelle cose importanti. Per fortuna, grazie a te non abbiamo fatto quasi niente. Cose importanti, però voglio dire al mio avversario, voglio dire questo: lui quando dice non ho fatto passare, sono stupidaggini. Noi abbiamo già passato le reti all'AGA formalmente, manca il passaggio materiale. Perché? Perché non è né il Comune di Chieti né Umberto Di Primio che possono decidere se passare o meno il servizio idrico integrato, cioè fogne e acqua potabile all'AGA, ma poi non all'ACA, all'ERSI, che poi le fa gestire dal soggetto gestore. Ma è una legge nazionale e regionale che impongono che ci sia la gestione attraverso un ATO del servizio idrico. Noi e pochi altri comuni, 3 o 4 mi sembra, in Abruzzo non ancora facciamo questo trasferimento. Io sto trattando con l'ACA per, come dire, rallentare questo trasferimento ad ACA della nostra rete, ma se non cambia la legge, se non cambiano la legge a livello regionale, lo faccio il centrosinistra, visto che governa il centrosinistra, e se la legge nazionale non concede alle regioni di modificare le norme relative alla gestione attraverso l'ambito territoriale del servizio idrico integrato, non c'è sindaco che regga, perché d'imperio la regione può appropriarsi delle reti. A quel punto si faranno le trattative, tutto quello che volete. Vediamo, però questo è. Adesso scopriamo insieme cosa intendete fare con il sociale. Lei prima l'ha introdotto come argomento, partiamo da Febo. Qual è il suo disegno? Perché poi, andando a stringere, è la cosa che interessa di più alla gente, certo. Perché in questo momento storico la politica sociale è quella, le politiche delle attività sociali all'interno di un comune è quella che più la gente tocca con mano. Febo, il suo disegno sociale. Allora, sicuramente è l'argomento più importante è, tra virgolette, anche nell'esposizione potrebbe essere anche quello più semplice. Dico questo perché dico anche l'ovvio, ma è la realtà. La vicinanza a quelle persone fragili, la vicinanza alle famiglie che oggi non riescono per tanti motivi ad andare avanti, cioè l'accesso all'abitazione, l'accesso alla casa, la possibilità, come si dice prima, di poter mandare i figli a scuola e quindi pagargli la mensa. Noi abbiamo, guardi, una struttura importante che è la Chieti Solidale, che oggi ci gestisce tutto il piano sociale di zona che viene gestito dalla Chieti Solidale, e secondo me lo gestisce in maniera egregia, perché oltre al gestire il piano sociale ha all'interno la farmacia, che è quella che poi gli dà il polmone anche economiche. Bisogna assolutamente implementare quella società per dargli più possibilità di intervenire dove oggi forse non si riesce ad arrivare. Sicuramente noi dovremmo riformulare anche il sistema di tassazione, quello che dicevo prima, e legarlo molto a quando il cittadino può e quando non può, cercando di abbassare il più possibile la tassazione su di loro, perché stare vicino, ecco, e avere un'attenzione sociale è anche e soprattutto passa anche rispetto alla tassazione che noi andremo a fare. Sicuramente troveranno un'amministrazione vicino a loro nell'ascolto e nel dare le risposte. Una di queste risposte sicuramente sarà quella di abbassare le tasse per quella fascia di persone meno ambiente, che hanno sicuramente più necessità di un'amministrazione vicino a loro, oltre al fatto di potenziare e mettere il più possibile in condizione la Chieti Solidale di dare più servizi. Di Primio? Guardi, sulla Chieti Solidale io
Dico poco, perché è una società che certamente funziona, ma non funziona come dovrebbe invece, che ne dica Febbo. Questa lui la fa per propaganda, ci sono 180 dipendenti, quindi oggi blandire Chiedi Solidale può apparire come una captatio benevolenza nei confronti di quelle persone. Per loro noi abbiamo grande rispetto, ma è altrettanto vero che quello che Chiedi Solidale oggi fa costa a volte di più di quello che il mercato invece offrirebbe, e quindi dobbiamo certamente ricentrare senza mai eludere né pensare di eliminare quella società, ma dobbiamo certamente ricentrare alcuni servizi che Chiedi Solidale non riesce a svolgere nel modo corretto perché sono troppo onerosi per lei, e quindi dobbiamo in qualche modo, come dire, calibrare bene la tipologia di servizi da far svolgere a Chiedi Solidale. Detto questo, c'è un dato che io offro invece ai cittadini, che non è quello che vorrò fare, ma è quello che ho fatto. In un bilancio che ha visto tagli dal 100% al 70% su quasi tutte le voci di spesa, l'unico capitolo di spesa che è stato conservato e leggermente, ahimè, leggermente ampliato, è quello relativo al sociale, dove noi ogni anno investiamo oltre 3 milioni di euro, con un trend crescente, nonostante i tagli, dal 2010 al 2014. Questo è quello che noi abbiamo fatto. Di quando? Di il trasferimenti sociale... regionali? Prego? Di quando è il trasferimento regionale? No, io parlo di 3 milioni di euro. Sul piano di zona oggi il Comune contribuisce con l'80%. Una volta il trasferimento, questo è importante, era del 100%, anzi era al contrario. Non era totalmente al 100%, ma il Comune contribuiva col 20%. Adesso si è capovolta la cosa ed è il Comune che investe soprattutto sul sociale. Questo è il motivo perché molti comuni sono in difficoltà. Ora, però dicevo, questo è quello che abbiamo fatto. Che cosa vorrei continuare a fare e che cosa vorrei che si facesse? Certo, la equità sulla gestione delle tasse, ma credo l'abbiamo anche messo come core business, direbbe, di una società, di quello che è oggi il regolamento dei tributi, votato anche con l'apporto della opposizione. Noi abbiamo oggi in città una tassazione che guarda con un occhio totalmente diverso alle famiglie numerose, alle famiglie con minori possibilità economiche. Oggi ci sono detassazioni e detrazioni per le famiglie con un reddito basso, con la pensione sociale, con coloro che hanno più di 70 anni o con coloro che ne hanno meno di 35 nella nostra città. E questa è cosa che già esiste, però non possiamo illuderci di continuare a tagliare se poi non, in qualche modo non copriamo le spese. Investire sul sociale è fondamentale e noi lo continueremo a fare come abbiamo fatto in questi 5 anni. Che cosa vorrei che si facesse di più? Maggiore giustizia. Oggi noi abbiamo introdotto il sistema dell'ISEE sulla maggior parte delle contribuzioni, cosa che prima non accadeva e dobbiamo continuare a farlo, perché anche sulle, diceva lui, delle case, no? Anche sui contributi per favorire l'accesso all'alloggio, quindi i contributi su quota parte dell'affitto che si paga, fino ad oggi sono stati fatti a sportello, cioè chi prima arrivava pigliava il contributo. Invece il reddito ISEE anche lì bisogna introdurlo sul reddito ISEE, perché al di là di chi fa prima, è possibile che lui abbia più bisogno di me e io, anche se ho fatto prima, è giusto che ceda il passo a lui per avere quel contributo. Sapete che vi sta per arrivare una cosa tra capo e collo che metterà in difficoltà i sindaci, sempre riferito al sociale, e riguarda, questo è un provvedimento regionale annunciato già da tempo da D'Alfonso, che riguarda la compartecipazione per quello che riguarda l'assistenza ai disabili. Cioè, ci sono comuni che offrono gratuitamente tutta l'assistenza, no, da un certo periodo in poi le dico dovranno una cosa pagare peggiore, anche allora. Ecco, questo le dico vorrei una cosa sapere. Peggiore che già esiste, perché è un provvedimento di agosto, credo, dello scorso anno, 2014, adottato dalla Giunta d'Alfonso, e la compartecipazione del Comune non è operativa. No, invece quello comuni. Che dico io è già operativo, ahimè, che è nella retta che bisogna pagare per le, sì, persone ricoverate. Quello è già operativo. È operativo, ma la Regione rimborsa. Io oggi deve rendicontare, ma non ancora rimborsa perché ancora, nessun comune. Perché ancora mandi rendiconto? Comune, perché la Regione non sta versando i contributi. No, perché correte il rischio, rischio i sindaci di trovarsi disabili. Ma sotto al Comune. Guardi, io le dico questo, quando lui dice sarà una politica dell'ascolto, io l'ho fatto dal primo giorno e quando mi chiedono qual è la fatica più gravosa nel fare il sindaco, non sono né le ore di lavoro, né lo stare a parlare con la gente, né programmare, né altro, ma è ascoltare quotidianamente, e io non li sento, li ascolto, ascoltare quotidianamente la gente che viene disperata a chiederti una cosa. Ecco, Febbo, lei di questa cosa, stesso partito, il PD,
sia dell'assessore alle politiche sociali regionali, cioè la Sclocco, sia del presidente. Ecco. Ma ad oggi c'è anche l'assessore della sanità. Oggi c'è il rimborso. Sì, c'entra anche la sanità. Ad oggi c'è il rimborso che a rendicontazione devono fare i comuni, e quindi i comuni verranno rimborsati poi dalla regione. Poi se ancora non avviene questo non lo so. Oggi il sistema è ancora questo e vale ancora per il 2015. Sicuramente l'impostazione della norma è quella di rendere più responsabili tutte le amministrazioni e tutta la filiera. E come diceva anche poco fa il mio avversario, poi alla fine è un equilibrio economico e di un'equità, di una giustizia delle persone che devono e hanno effettivamente necessità di ricevere un'assistenza. Spesso in passato, come abbiamo visto e spesso denunciato anche dalle TV, c'è stato un uso improprio di quello che la collettività metteva a disposizione. Va ricentrato sulle necessità e sulle necessità vere, sulle necessità veri tutte le amministrazioni devono fare squadra per dare risposte. Allora, in un minuto, una domanda a testa, la stessa che però cambia. Di primo chiedo, quasi la stessa, la cosa migliore che ha fatto da sindaco. Una cosa. Ma io credo... Quella di cui va... Solo una ne posso dire. Una. Quella di cui è più soddisfatto. In più. No, non le dico quella di cui sono più soddisfatto. No, tutto quello che ha fatto. No, non le dico quella di cui sono più soddisfatto, ma le dico una di quelle che secondo me è più importante. È la difesa della città, dalla provincia, quando volevano sottrarcela, agli edifici da difendere, agli uffici, al lavoro. Io sul lavoro non ho mai fatto chiacchiere, ma ho messo sempre la faccia. A Febo chiedo la cosa invece che di prima avrebbe dovuto fare, ma che non ha fatto. Ce ne sono tante, ma solo una, posso dire. Ma, allora, quella più grave, ecco. Ma sicuramente quella di non essere riuscito a creare una sinergia tra l'ospedale e l'università, che sono le due risorse più importanti sulla nostra città e che possono dare un contributo, devono dare un contributo al rilancio della nostra città. Bene, siamo arrivati alla fine, è il primo round questo, poi ce ne saranno anche altri. Prima della stretta di mano, che vi invito a dare alla fine di questo confronto, come nel tennis, a fine partita ci si stringe la mano, una delle cose più belle. Mi permette di fare i complimenti a Febo? Ma questo al di là di tutto, e poi spiego perché. Perché sarebbe stato facile venire qui e attaccare su inchieste giudiziarie, su cose, come si fa solitamente nei confronti elettorali. Non lo ha fatto e penso che è un atto signorile che gli va dato atto e va dato merito a chiunque faccia queste cose, perché poi alla fine quella è una campagna cosa. Campagna elettorale, però sapremo difenderci. Quella è una cosa. Io spero che non vengano fuori queste cose in campagna elettorale. Poi ovviamente se ci sarà chi però lo farà. Però non c'è problema, mi so difendere molto bene. Le miserie umane sono dappertutto. Stretta di mano tra Febo e Di Primio, grazie a Di Primio, grazie a Febo, i due candidati sindaci per il momento ufficiali al comune alla carica di sindaco di Chieti, grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera. Buonanotte. Grazie. Buonanotte.